Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, amici. Allora, ragazzi, allora. Boom! Prima di iniziare, ragazzi, questi qua mi chiedete della maglia, stamattina mi avete scritto in Instagram, mi 6 o 7. Seguitemi su Instagram, ragazzi, volete chiedermi qualcosa? Mi seguite su Instagram, c'è qua nei messaggi, in descrizione il mio link di Instagram. Maglietta allenamento, non maglie normali, maglia allenamento, c'è cioè uomo, donna, bambino, maglia allenamento, cazzi e mazzi. La trovate in maglia allenamento, queste manette qua smanicate, sono anche quelle maniche normali. Poi adesso vi do un consiglio, felpe allenamento che costano anche di meno e sono più leggere di quelle invernali, che adesso arriva la primavera. Vi consiglio questo, 59 euro vi regalano anche la maglia allenamento, avete il completo. Top! Bene, ragazzi, un attimo a parlarvi di due cose. Allora, oggi per me è un giorno molto importante. È mezzo anno, ok? Per me è un giorno molto molto importante e dopo vi devo parlare a fine video. Però prima, boom! Boom! Non me ne sorprendo, non so se è una cazzata o meno. Facciamo finta che sia vero, perché il Barcellona non può spendere. Facciamo finta che sia vero. Facciamo finta che sia vero. Il Leao piomba sul Barcellona. Ho visto un'offerta interessantissima di 60 milioni più un giocatore, quale il difensore Martinez che è fortissimo, o Ferran Torres che è fortissimo, ha fatto già 42 gol negli ultimi anni, esploso a 20 anni, un po' più tardi degli altri, ma vi assicuro che è fortissimo, è veramente veramente bravo. 60 milioni per Ferran Torres. Ok, però questi 60 milioni, ma lo rimettete, pare che Torres può giocare sia a destra che a sinistra, probabilmente, ma è destro, gioca a destra. Però, pare che calcia bene anche con tutti e due i piedi, vai a vederti i gol che ha fatto Ferran Torres, segna con tutti e due i piedi, è veramente completo come giocatore, un po' un Pulisic 2.0, però secondo me c'è più talento di Pulisic, sono sincero. Leao ha detto che quello che non è intoccabile è, lo toccherei con la mia testa, però non con la loro. Con la mia testa, Leao, 60 milioni più Ferran Torres, glielo porto io là, prendo i soldi, vado dall'Atalanta, gli do 45 milioni per Lukman, mi porto via Lukman con 45-50 milioni, con i rimanenti mi pago Hummels e Depay. E in più, forse, se Dio vuole, tiro un po' di soldi fuori di tasca mia. E mi vado a prendere anche Koné per rinforzare il centrocampo con le varie cessioni di Adelippo, Bega, adesso quelli che andranno via adesso, no? Figaring, poi la cosa che abbiamo regalato Nassi, anche queste cagate di prestiti con Massi, poi ci mettiamo a posto, vai tranquillo. Cioè, è una roba che io veramente non riesco ancora a capacitarmi. Comunque, con la mia testa, con il mio cuore, io ti dico che un'operazione con la mia testa che reinvesterei i soldi come dico io, cioè che porterei per un giocatore, poi me ne porto a casa quattro. Cioè, ci sarebbero quattro titolari nuovi, forse cinque, perché tolto Ferran Torres, mi vado a prendere Hummels e Depay a zero. Ferran Torres che mi arriva. Ok. Lukman. E poi mi vado a prendere un altro centrocampista con questi cinque qua in rosa. Anche se mi va via Leao, con questi cinque qua in rosa, io me la gioco per lo scudetto. Con questi 5 qua in rosa, te li ripeto, con Hummels, Depay, che verrebbero a zero, perché si toglierebbe uno stipendio pesante. Per me Hummels ormai che non lo vuole nessuno, per me con 3 milioni all'anno te lo porti via. Anche Depay che non ha contratto con 4 milioni lo porti a casa. Quindi andresti a togliere quello stipendio lì. Avresti in più quello di Ferran Torres, però qualcosa devi spendere. Dico con la mia testa. Ferran Torres è forte, ragazzi. È veramente forte. Non è forte come Leao. Però c'è un giocatore che vale con 45 milioni lo porti a casa perché ormai c'ha 28 anni, che si chiama Lukman, ha 2 anni in più di Leao. Leao adesso va per i 26 anni, mi pare. Leao va per i 25, 25 anni, non mi ricordo bene, comunque mi sembra 25. Ha 3 anni in più, non è che c'ha tanti anni in più. Cosa avevo sempre detto? Se dovesse andare via Leao, l'unico giocatore che andrei a prendere è Lukman. Lukman è una bestia. Corre il triplo di Leao. Con questa cessione, se veramente così fosse,
E se naturalmente la farei io con la testa mia, non con la loro che farebbero i 60 milioni se li mettono a prendere il centrocampista, lo sostituiscono con Ferran Torres. Non ti vai a rinforzare, ovviamente. Io ti dico categoricamente di no, con la vostra testa, con la mia. Se mi danno veramente 60 milioni più Ferran Torres, che minimo minimo ne vale 30, perché per me vale anche qualcosa in più. Cazzo, è più forte di Chukwueze, per me è più forte anche di Pulisic. Mi vado a mettere a posto con Lookman, con Depay, con Hummels e qualcosa, magari con la vendita di Adli e cosa, mi vado a prendere quello del Borussia Mönchengladbach. Senza toccare un cazzo, ne uscirebbero tre e ne entrano cinque. Quindi ne avrei due rose in più. Questo sarebbe veramente settimo, ottavo, nono, decimo giorno, ma veramente facendoli. E basterebbe poco. Se ci fosse una società a livello tecnico che vorrei, che gli interesserebbe il piano tecnico, gli interesserebbe troppo, ci vorrebbe poco così per fare un ottimo mercato. Poco così ci vorrebbe. Poco, poco così. Parentesi, scusate, prima di passare alla... Innanzitutto ditemi qua sotto quello che pensate di questo che ho detto. Quindi, fareste questo scambio o no? Io do la mia approvazione. Io do la mia approvazione perché... Con la mia testa, con la loro no, con la loro no, nella maniera più assoluta. C'è anche Martinez, il difensore centrale, che è forte il Barcellona, ci farebbe comodissimo, ci metteremmo a posto una vita. Oppure anche Martinez, vogliamo fare 70 più un Martinez? Che con quei 70 vale, sono 50 per Lookman, mi pago i due stipendi a zero degli altri due e vado a prendermi un centrocampista, mi metto a posto la difesa, si potrebbe anche fare così. Sì, ma devi andare a spendere quei soldi, non che te li metti in tasca come al solito. Quindi ti dico di no, perché tanto te li metti in tasca i soldi. Tu andresti giocatore per giocatore, il resto in tasca. Male che vada, prendi il centrocampista a poco con quei soldi lì, perché tanto sappiamo tutti come siete fatti. Sappiamo tutti come siete fatti. Lo sappiamo tutti. Qua sotto quello che pensate, seconda parte del video. E vi devo ringraziare. Oggi sono 6 mesi esatti che è stata che non bevo. Ok, sono 6 mesi esatti oggi, da quel 21 febbraio dove avevo fatto il video, dove lasciavo il bar. Io la data 22 febbraio 2024, che è anche una bella data, anche suona anche bene. Io penso che non me la dimenticherò mai e mai, nei secoli nei secoli. Me lo ricordo anche se sfocata quella sera lì, dove non ero lucido, però me la ricordo perché ero spaventato. Ero più di là che di qua. Mi ricordo ancora che quella mattina lì mi bevi mezza bottiglia di Montenegro, la vomitai tutta. Meno male che era le 6:30 del mattino, che non c'era ancora la tabacca, la famosa tabaccaia. Ricordate la famosa Fede, la famosa Fletcher, ve la ricordate? La vomitai tutto davanti al bar, che è diventato bulimico. Arrivai in clinica, che ero praticamente, mi fecero due flebo per calmarmi perché ero in totale astinenza. Ero così quando sono entrato. Mi ricordo i mille passamessaggi di carezze che mi avete fatto. Vi dico che, ragazzi, per questo vi dico, aggiungetemi su Instagram se avete questo tipo di problemi, se volete consigli per le cliniche, queste cose qua, di dottori bravi e tutto. Perché vi dico una cosa, io secondo me sono stato fortunato perché mi sono ammalato col bar. Senza bar, io sono sempre stato un atleta, non mi sarei mai ammalato con l'alcol, non ho mai frequentato bar. Cioè, io prima di aprire il mio Anogarole, che ancora non ci conoscevamo, che è venuto dopo il lap dance, e aprire questo qua, io non sono mai stato un frequentatore da bar, mi sono ammalato con il bar. Però ne valsa la pena perché ho buttato via 5 anni e mezzo, facciamo 5 anni, quasi 5 anni di salute ho buttato via, facciamo 5 anni pieni di salute. Però se non ci fosse stato il bar probabilmente non avrei conosciuto voi. Non avrei conosciuto voi, mi siete stati vicinissimo perché sono 6 mesi anche che io non esco di casa dopo le 21. 6 mesi sono, per altri problemi. Se non c'era la vostra compagnia penso che non ce l'avrei fatta così. Ci arrivo, so che arrivo a fine giornata. Oggi adesso alle ore 19 andiamo su Twitch, sul canale Viola andiamo, quindi venite in massa se volete farmi gli auguri, e vi faccio anche i ringraziamenti a voi, venite sul canale Viola, che facciamo un paio di ore di carriera col Milan e dopodiché iniziamo con la live su YouTube. Solita live alle ore 21, non togliamo i piani.
Quindi ragazzi, io vi abbraccio forte, vi do anche quest'ora di tempo qua per andarvi a vedere bene il video che adesso carico. Vi voglio veramente tanto bene, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio e ricordatevi una cosa, che è stato gran parte il merito vostro la mia rinascita. Sono stato bravo a crearmi un canale così, mica tanto bravo perché potrei aver avuto molto più iscritti se avessi ragionato come adesso con la testa invece che ragionare a cazzo di cane, perché gli scleri mi venivano ancora meglio da sano che d'ubriaco quando ci sono stati. Non temete che se gli scleri ci dovessero essere anche quest'anno, anche se non sono a casa mia, ci saranno anche quest'anno. Mi auguro che saranno gli scleri di esaltazione della vittoria, non delle sconfitte, comunque. Vi voglio tanto bene ragazzi, iscrizione al canale, se volete fare una piccola donazione c'è un grazie con un cuore se scorrete, c'è il tasto grazie che molti mi chiedete, mi avete chiesto dov'è. E basta, vi mando un bacio, un abbraccio, mi raccomando le maglie, seguitemi su Instagram, canale Viola ore 19, ciao a tutti.